Eccoci, bentornati. Siamo su Radio Web in Volo. Siete su Radio Web in Volo. Questa è una nuova puntata di Doggy Vox. E oggi è una puntata speciale, in quanto oggi parleremo di pet therapy. E quindi andremo, se vogliamo, anche un po' oltre quello che è il discorso proprio del migliore amico dell'uomo. Ma di questo lascio direttamente la parola alla nostra ospite Laura Muratori. E ringrazio per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Sì, io ho fatto qualche corso di pet therapy, lavoro col mio cane, sono una psicoterapeuta abilitata anche all'uso del cane nel trattamento assistito con gli animali. La dicitura corretta è proprio attività assistita con gli animali. Pet therapy si dice così familiarmente, però diciamo non è corretto. In Italia ci sono delle linee guida proprio per questo tipo di attività che è stata riconosciuta proprio come forma di terapia. E tu sei responsabile di intervento proprio per queste attività. Di preciso, quindi la pet therapy in cosa consiste? Il cane mi affianca nella terapia di alcune persone che possono avere disturbi psichici, possono avere disturbi anche fisici. Di solito in fase di riabilitazione si utilizza l'animale, oppure possono semplicemente l'animale essere dei facilitatori dell'apprendimento. Abbiamo visto come se utilizziamo degli animali con i bambini, imparano molto prima nozioni come sopra, sotto, destra, sinistra, a contare anche, diventa molto più semplice se l'animale viene utilizzato nella pedagogia, appunto, nell'insegnamento. Poi bisogna fare distinzione fra terapia con l'animale e attività, come dire, ludica con l'animale. Insomma, ci sono delle sfumature, diverse sfumature nell'attività con gli animali. Non è tutta terapia. E a chi potrebbe servire un percorso di pet therapy, di attività assistite con gli animali, appunto? Ma guarda, se andiamo nell'ambito delle patologie psichiche, ci sono persone che hanno delle grosse inibizioni per quello che riguarda la vita emotiva, che sono le persone che hanno disturbi ossessivi compulsivi, dove c'è proprio una difficoltà ad esprimere l'aspetto emotivo. Ecco, in quel campo lì gli animali sono molto utili. Oppure abbiamo visto con i bambini autistici, spesso gli animali con il bambino, con la persona autistica consente di avere dei risultati e dei progressi che con altri tipi di terapia non si ottengono. Quello che si sta studiando oggi è perché il cane, cioè l'animale, è così efficace. Quello che noi vediamo è un'estrema efficacia. Quello che è in studio ora sono i vari correlati fisici, biologici del rapporto uomo-animale. È antichissimo. Chiaramente noi qui si parla di cani, questo è un format dedicato ai cani, però ci spiegavi che è possibile fare non solo con i cani, con quali animali è possibile praticarla, magari con delle razze di cani specifiche o anche, dicevo appunto, animali diversi rispetto ai cani. Oggi in Italia la terapia, ma parlo dell'Italia perché a San Marino ancora non ci sono delle linee guida che regolamentano questo tipo di attività. In Italia sono ammesse i cani, i gatti, i conigli e prima erano ammessi anche i delfini. Adesso invece, proprio per tutelare i delfini, non sono più ammessi. Quindi su questi tre tipi di animali. Io lavoro col cane perché mi trovo bene col mio cane. Però, insomma, ma forse è anche più facile educare il cane a questo tipo di lavoro. Mi ha un po' colpito questa cosa dei delfini, nel senso che io sapevo addirittura di pet therapy con i delfini per bambini che non parlavano. Perché l'aspetto è stato posto sulla tutela proprio del delfino. Perché? Perché gli animali che fanno questo tipo di attività sono sottoposti ad uno stress incredibile. Infatti il cane, per esempio, più di 20 minuti non può lavorare, dà segni di stress, di ansia e quindi, come dire, è proprio un lavoro. Infatti i cani molto piccoli non possono lavorare e dopo i 7 anni e mezzo vanno in pensione, cioè nel senso che non si possono più utilizzare.
proprio perché è un'attività molto faticosa per l'animale, che è sottoposto a degli stimoli stressanti, tipo urli, tipo odori che non conosce, comportamenti che per lui sono nuovi, sono strani. Quindi, come dire, l'animale viene tutelato in questo tipo di lavoro. Sì, no, infatti, come anche ci diceva Mirko, infatti è importante far fare comunque delle pause quando si lavora con il cane. Scusa, mi sono dimenticata di citare due animali importantissimi nella pet therapy, anzi, mi scuso. Uno è il cavallo e uno è l'asino. Ecco, anche questi due animali vengono utilizzati. Ma nello specifico proprio dei cani, quali caratteristiche devono avere per essere proprio adatti a fare pet therapy, oltre al fatto di essere sotto i 7 anni, come dicevamo prima? La caratteristica, forse quella più importante, è che devono essere cani estremamente equilibrati, cioè non devono aver paura di niente praticamente, perché la pet therapy implica tantissimi stimoli, contesti nuovi, ambienti nuovi, odori nuovi. Quindi, più il cane è equilibrato e non è pauroso, e più è adatto. Poi ci sono ovviamente anche altre caratteristiche, per esempio, deve essere un cane che ama il rapporto, la relazione con l'essere umano. Noi, sai, una cosa che diamo per scontata, che tutti i cani amino gli esseri umani, in realtà no, non è così. Molti cani, per esempio, non sopportano i bambini perché hanno la voce molto stridula, si muovono molto velocemente. Quindi devono essere cani che amano la relazione, cani equilibrati, cani addestrabili. Più il cane è goloso, per esempio, più è facile educarlo a questo tipo di lavoro. Perché non si parla di addestramento, è solo un'educazione. Il cane deve imparare qualche comando di base e poi, come dire, entra in gioco. Non è un vero e proprio addestramento, proprio un'educazione ad alcuni comportamenti. C'è anche una età minima oltre che massima, c'è una taglia anche del cane che può essere rilevante. Sì, l'età minima, certo, prima di un anno il cane non è ancora cucciolo, quindi fare lavorare un cucciolo è impossibile, ha per il cucciolo stesso che deve essere lasciato stare. E poi il cane cucciolo non impara, non apprende. Si comincia l'educazione dopo i 6 mesi e si finisce circa dopo un anno e mezzo, insomma, quando il cane è adulto. Il discorso delle taglie è interessante perché? Perché, per esempio, ci sono i cosiddetti animali da grembo, spesso sono cani, che sono piccolissimi, perché pensa a una persona allettata, il cane gli viene messo proprio sul grembo e quindi la persona poi lo manipola, lo accarezza, lo accudisce, e devono essere cani leggeri, piccolini. Non è sempre il classico Labrador, il cane da pet therapy. Ci sono cani di tutte le taglie e di tutti i tipi. Ci sono cani molto esuberanti, cani molto quieti, a seconda del tipo di persona con cui devono interagire. La domanda sorge spontanea, si può utilizzare anche un chihuahua oppure perché sono molto vivaci come cani, non so se sono adatti. Si può utilizzare anche un chihuahua. Per esempio, se noi abbiamo una pet therapy, una terapia da fare con dei bambini che sono appunto molto vivaci, che si muovono tanto, un cane, come dire, molto mobile e molto, come dire, agitato va benissimo, perché, come dire, si incontrano. Oppure invece, per esempio, con un anziano è molto meglio usare un cane più tranquillo, più pacifico, ecco, più lento. Ogni volta che si fa un progetto di una terapia di questo tipo, si sceglie l'animale adatto, non solo la razza, ma anche proprio il tipo di animale. Ci sono, per esempio, alcune pet therapy dove è adatto il coniglio, ecco, Ok, altre dove è adatto il cavallo, sì. quindi si può dire che a ciascun caso si addice un certo tipo di cane piuttosto che un certo tipo di animale. Viene scelto da uno staff di gente, non è che lo scelgo io, lo sceglie proprio il veterinario, lo scelgo io, lo sceglie la persona che condurrà il paziente, perché nella terapia con gli animali c'è una persona che segue il paziente e una persona che segue il cane. Quindi ci sono quattro elementi all'interno del contesto.
abbiamo inquadrato quelli che sono gli animali che possono utilizzare, quindi si escludono quelli che non abbiamo chiaramente menzionato. Ma parlando proprio di cani, di razze di cani, ce ne ci sono delle razze che è meglio escludere? Mi viene in mente un pitbull, ad esempio, non so. No, delle razze da escludere non ci sono. Ovviamente dobbiamo tener conto di quello che è, come dire, l'origine della razza dell'animale, perché cosa è stata creata quella razza. Il pitbull, per esempio, con le persone è bravissimo, con gli altri animali potrebbe eventualmente creare dei problemi, essere pericoloso. Però, insomma, nulla vieta di usare un pitbull che abbia determinate caratteristiche. Che sono appunto un animale quieto, un animale pacifico, un animale ubbidiente, un animale addestrabile, un animale equilibrato. Poi è chiaro che si va più su altre razze, ma anche il bastardino può essere perfetto. Noi siamo abituati un po' a vedere il Labrador, il Golden, che per carità hanno delle caratteristiche genetiche. Ecco, che li rendono adatti ad un certo tipo di lavoro, ma non è detto che, cioè, anche il volpino può essere adattissimo. Dipende da come è stato educato, dal carattere del cane. Chiudo qua, poi volessimo approfondire, ci possiamo eventualmente ritrovare sempre all'interno Assolutamente. di questo format più che volentieri. E chiudo. Ringrazio perché sì, a San Marino, per esempio, ancora i cani non vengono utilizzati nell'ospedale. In alcune strutture dove invece in Italia sono abitualmente utilizzati, si vede che con l'utilizzo dell'animale la persona guarisce prima, la persona usa meno farmaci, percepisce meno dolore. Queste sono cose importanti. Non va assolutamente dato per scontato. Questo laddove magari non ti sia una situazione, chiedo scusa se aggiungo una postilla, di una persona immunodepressa, però magari adesso, in questi tempi anche una persona con questo tipo di problematiche non dovrebbe avere problema a stare con un animale. Non so se posso. Beh, sai, dopo lì c'è uno staff medico che decide se Ok, la ok. persona può entrare in contatto o meno. Ah, Certo, in certo. alcune malattie, tipo quelle infettive, no, è meglio non mettere un animale vicino, insomma. Certo, Cioè. certo. Ho aggiunto questa postilla giusto per mettere tutti i dovuti puntini Sì. su lì. Mi sembrava meglio non dare nulla per scontato. No, hai Perfetto, ragione. perfetto, no, molto, molto interessante. Io non posso che ringraziarti appunto per questa nostra conversazione. E speriamo appunto che avremo modo anche di approfondirla. Ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito, sia su Facebook, sia su Instagram. E grazie per averci seguito e come sempre buon proseguimento su Radio Web in Volo. Ciao a tutti! Ciao!